Ciao a tutti, questo video è stato realizzato per una promessa fatta. E dato che io le promesse le mantengo tutte, eccolo qua. Si tratta di una comparazione di alcuni prezzi rilevati in un supermercato di Boca Chica, in Repubblica Dominicana, con quelli italiani. Purtroppo i prezzi sono stati presi verso la fine del 2021 e non sono direttamente comparabili, ma un'idea sui valori può servire a darla. Prometto che durante la prossima vacanza farò un lavoro minuzioso per realizzare un video completo e corposo. Guardando i prezzi dominicani, tenete bene a mente che gli stipendi sono molto più bassi che da noi e che i generi che vengono maggiormente consumati possono, anzi sono, differenti da quelli italiani. La pasta si usa poco, il riso ed il pollo tantissimo. Buona visione di questo breve ma spero interessante video. Diamo un'occhiata all'olio per friggere di buona qualità. In Repubblica Dominicana costa 2,75 € al litro, in Italia 3,59 €. C'è diversità, ma ecco invece qua il vino rosso da tavola tipo economico, prezzo al litro in Repubblica Dominicana 3,50 €, in Italia anche 1,39 €. Parlo proprio di quello un po' dozzinale, però in Repubblica Dominicana costa molto di più. La farina in tutti gli usi, 00 penso, in Repubblica Dominicana costa dagli 0,95 agli 1,51 € al chilo, in Italia 1,15 €. C'è molta diversità a seconda delle marche. Il latte a lunga conservazione, ok, il latte intero, in Repubblica Dominicana è circa 0,91 € al litro, in Italia 0,79 €, ma sappiamo che è difficile trovarlo a questo prezzo. Adesso il pane. Ho analizzato il pane all'acqua, ok, normalissimo. In Repubblica Dominicana 0,93 € al chilo, in Italia 3,50 €, ma anche molto di più. Però in Repubblica Dominicana non viene venduto al chilo, ma a quantitativo. In un sacchetto ci sono 10 panetti. Possono essere da 80 grammi o anche 50 grammi l'uno, quindi non è facilmente equiparabile. Dipende da quanti ce ne mettono dentro e anche dal tipo di contenuto. Il riso, l'alimento fondamentale in Repubblica Dominicana. Qua una confezione da 5 kg costa 1,22 € al chilo. In Italia 3,30 €. Parliamo di grossi quantitativi. Riso basmati. Ecco, invece siamo qua a vedere un attimino i filetti di merluzzo, ok, surgelato. In Repubblica Dominicana 4,38 € al chilo, in Italia 14,40 €. E qua vediamo proprio la bella differenza. Vediamola anche qua, in questo caso sui gamberetti crudi, quindi non cucinati, surgelati. Repubblica Dominicana 5,03 €, in Italia quasi 25 €, sempre al chilo. Qua la differenza c'è. Il petto di pollo, che viene consumato tantissimo in Repubblica Dominicana, costa più o meno 1,96 € al chilo. In Italia 12,49 € più o meno di media. Alla prossima, ciao!